Bentornati qui da Basta, siamo ritornati qui incredibilmente oggi per commentare una vittoria, la seconda, la prima la commentammo con il caro Vezze qui alla mia destra e oggi sono da solo perché siamo qui al 23 di dicembre, pre-vigilia di Natale, e siamo qui per commentare la seconda vittoria in campionato che arriva, guarda caso, con il nuovo arrivo Davide Ballardini. Non a caso, dico non a caso, perché con Maran non si oltrepassava la metà campo, qualcosina che forse non andava nello spogliatoio e con i giocatori forse c'era. Quest'oggi siamo riusciti a scendere in campo con la giusta concentrazione, attenzione e grinta, perché fin dal primo minuto abbiamo messo grinta, pressing, pressavamo, cose che con Maran non vedevamo. Noi stavamo lì a guardare e gli altri giocavano, invece oggi con il lavoro, quei due giorni di Ballardini che credo non siano stati quelli a farci vincere, ma probabilmente sarà stata la testa di Ballardini che è entrato nella testa dei giocatori. Oggi abbiamo visto proprio come una squadra con voglia, viva, con un minimo di spirito di squadra che con Maran sembrava completamente andato a puttana. Quest'oggi abbiamo vinto contro lo Spezia, un match importantissimo per la salvezza, è il secondo scontro diretto che riusciamo a vincere con una neopromossa, non generale perché quelli li abbiamo persi tutti con il grande Rolando, però siamo ancora in corsa perché guardando la classifica siamo a 10 punti e a metà classifica sono a 15, quindi sono tantissimi, però non è neanche una situazione così drastica come sembrava fino a pochi giorni fa. Hanno vinto Fiorentina contro la Juve, ha rischiato di vincere Torino a Napoli che poi ha pareggiato e ha vinto il Crotone. Oggi se perdevi eri con un piede nella fossa, eri proprio alla fine delle speranze, anche perché se perdevi pure con lo Spezia forse meritavi di andare in Serie B. Invece no, noi ci siamo vivi. Con l'arrivo di Ballardini forse cambierà qualcosa, mi dico forse perché poi sappiamo sempre che la prima partita è quella che poi e poi ritorniamo sempre giù, quindi speriamo, incrociamo le dita e speriamo. Oggi siamo usciti in campo con una grinta e la determinazione giusta. Certo che vedere Radovanovic dietro mi ha fatto molta paura dall'inizio alla fine, mi ha fatto veramente prendere di quei treni, infatti il gol guarda caso è arrivato perché Radovanovic stava dietro all'uomo e messo totalmente fuori ruolo, però va bene, ci sta. Speriamo di rivedere gol Daniele Gabani dalla prossima partita, ora penso fosse un mini turnover, non lo so, anche se era una partita fondamentale, però o forse si è adattato un po' ai giocatori che già conosceva perché è arrivato in due giorni, non poteva fare tantissime cose. In mezzo al campo abbiamo giocato abbastanza bene, Badel sembra riuscire a giocare di nuovo a calcio, che con Maran si era completamente scordato come si giocasse e non a caso non giocava mai, adesso subito titolare, quindi facciamoci due conti. E ho visto bene, non benissimo, le Rager, che comunque fa sempre la sua prestazioncina. Viglione non lo posso vedere, ma non per cattiveria, ma perché un terzino esterno di centrocampo che non salta mai l'uomo come Ciborra non si possono vedere in Serie A. Bene Zappacosta nell'ingresso, che almeno ha provato a saltare l'uomo qualche volta, e è tornato anche Zaic, quindi nota positiva di tutto. E migliori in campo non ce ne sono, hanno giocato tutti alla pari e tutti bene, con la giusta concentrazione e grinta. Certo, il gol subito da Perin, purtroppo questo non ce lo vediamo mai, un gol a partita sempre fisso, poi subito all'inizio, però secondo me con il nuovo arrivo, il mister Davide Ballardini, che lavora molto sulla testa dei giocatori, vedremo, perché anch'io spero di vedere, dei grandi, grandissimi miglioramenti, signori, perché comunque la mano ce l'ha messa. Ora qua mi stanno scorrendo i gol, lo guardo con l'occhio dell'occhio e posso dirvi che nel gol subito dell'1-0 anche Ciborra ci ha messo del suo, perché non puoi lasciare passarti la palla in quel modo. Bene Pandev sul secondo gol, perché ha fatto una serpentina che alla sua età non è proprio scontata da fare, ha messo benissimo la palla nel piede di destro che ha calciato, e poi abbiamo il rigore di Mimo che torna a giocare dall'inizio. Posso dirvi, non è fortissimo nell'uno contro uno perché non è più giovane, grintoso, veloce e scattante, grintoso sì, però in fase difensiva, in fase di chiusura, raramente abbiamo preso quelle pallonate strane che prendevamo con altri giocatori, quindi molto bene. E quindi niente, il video di oggi termina qui, speriamo di tornare dopo le vacanze parlando di un'altra vittoria, magari la seconda del mister Ballardini, magari riuscirà a fare un filotto di 6 partite consecutive con vittoria, non sarebbe male. Lasciate un commento qui sotto, andateci a seguire su Instagram Svezia Genova Rosso Blu e il grifone Rosso Blu, non l'ho detto all'inizio perché sto facendo una mini diretta veloce. E niente, io vi saluto e vi ringrazio, e il nostro regalo il mister Ballardini ce l'ha fatto, ora speriamo nel regalo totale del 2021, no? Un nuovo anno, un nuovo inizio, una nuova... qualcosa, basta salvarsi.